Seconda parte di questa puntata di Caffè Bollente, di questo speciale dedicato a Sudwave. Io do il benvenuto a Valerio Soave, davvero un grandissimo piacere averlo qui con noi, Grazie, manager grazie a voi. di primissimo livello con la Mescal, che è una ovviamente delle case discografiche più importanti d'Italia, nata tra l'altro da una collaborazione con Luciano Ligabue. E quindi mi viene da pensare che nel primo concerto di Ligabue qui ad Arezzo era ancora attiva la partnership quando aveva fatto il suo primo disco e alla fine per il bis chiedeva al pubblico se volevano un pezzo di U2 e un pezzo di Bruce Springsteen. Io ricordo che ad Arezzo scelsero un pezzo di U2 e io mi volevo suicidare essendo un fan appassionato di Bruce Springsteen, ma insomma al di là di questi ricordi giovanili è sicuramente una figura di primo piano e oggi è manager di Herman Mehta che sarà domani ad Arezzo. Ecco, la prima cosa che voglio chiederle è proprio questa, la scelta di portare un artista come Herman Mehta a parlare di musica in una manifestazione come questa, com'è nata? Boh, è nato da un discorso che con l'amico Mauro abbiamo fatto. Lui aveva detto: ma lui non conosceva per la verità bene Herman Mehta, è un po' vero, Rocchettà, ha vecchio studiato molto a Rocchettà. Parigi, sì, esatto. Però poi, avendo visto dei video, ha ascoltato dei pezzi, ha pensato che era la persona giusta per poter parlare di certi argomenti. Devo dire che Herman è una persona veramente uno dei pochi artisti che io conosca che è in grado di attirare l'attenzione anche solo con un'intervista, nel senso che quello che dice non è mai banale, mai scontato. E quindi lui mi ha dato fiducia e vedremo, penso che sia. Appunto, dicevamo prima, ne abbiamo avuto prova, ne ha avuto prova soprattutto Mauro, che in questi giorni ha dovuto sopportare, credo, pressioni enormi delle tante persone che avrebbero voluto essere presenti a questo Sicuramente incontro. ha un fan club molto agguerrito. È costruito, dove diciamo, in poco tempo, perché lui praticamente ha esordito come solista nel 2016 a Sanremo Giovani, non aveva nemmeno vinto perché era arrivato al terzo posto. Poi l'anno successivo è stato a Sanremo con Vi ho dato morire, per poi arrivare quest'anno a vincerlo con Non mi avete fatto niente. E quindi è stata un'escalation, non si è mai fermato, sono 3 anni che praticamente continua a lavorare, 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 e prima o poi si fermerà, diciamo che probabilmente avrà una pausa tra pochi mesi. Ecco, per capire l'importanza di questo connubio, Valerio Soave ha lavorato, creato, diciamo così, le figure artistiche di gruppi come dei Subsonica, gli After Hours, i Modena City Ramblers, i Blue Vertigo, Morgan, La Cruz, insomma, tanti dei nomi più importanti del panorama musicale italiano. Ho letto in un'intervista che la scoperta proprio di Herman Mehta è avvenuta in maniera anche abbastanza particolare, no? Sentendolo in un contesto in cui lui giovanissimo ancora non aveva casa discografica e quindi hanno usato subito il talento di questo ragazzo. Beh, non so a che cosa si riferisca adesso, in che senso? Ho letto un'intervista in cui appunto mi sembra un Sanremo Giovani, quando voi diciamo avete creato Ah questo sì, connubio no, artistico. allora il primo contatto è stato quando io avevo portato a Sanremo Giovani un altro band, che era La Scapigliatura, e lui da solo aveva, contro il parere di tutti, a quel punto lì, si era presentato da solo, senza etichetta, con un brano che poi è stato pubblicato a lui, che era Volevo dirti, ed era nei 60 che erano stati selezionati. Nel mio gruppo, nel suo, però lui aveva incontrato una persona che collaborava con me e aveva detto: mi piacerebbe conoscere, e questa persona non gli aveva detto che io ero lì. Quindi lui ha fatto più fatica poi a trovarmi, eccetera, ma in realtà era lì per l'ultimo tentativo che faceva. Lui era comunque un grande autore, perché già allora, quando ha fatto Sanremo Giovani, che lui era già stato con La Fame di Camilla a Sanremo nel 2013, mi pare, non mi ricordo adesso la data, e poi era stato come chitarrista degli Ameba 4 intorno con la Caselli nel 2006-2007, e era l'ultimo tentativo, l'estremo che faceva per poter essere lui in prima persona a proporre i suoi pezzi. Ma aveva già nel 2016 vinto qualcosa come 4 dischi di platino e 3 d'oro, dando canzoni ad altri. Lui ha dato 11 canzoni a Mengoni, 4 a Emma, Patti Pravo, Fedez, Francesco Renga, cioè il curriculum come autore era già notevole di Herman, però era visto come autore, cioè tutti lo scoraggiavano. Quando mi ha portato poi i provini a sentire, finalmente ci siamo incontrati, ho trovato stranissimo che nessuno avesse avuto il coraggio di pubblicarlo, perché qui non si trattava di coraggio, ma una fortuna trovare un elemento del genere.
che avesse quelle capacità di scrittura, quella facilità di scrittura. E devo dire che in un colloquio con Mauro Valenti di una ventina di giorni fa ho trovato anche lui entusiasta, vero Mauro? Mauro ha studiato, a Parigi. Devo dire che io gli davo i compiti la sera e gli dicevo ascolta Lettera a mio padre, ascolta. E lui il giorno dopo mi chiamava e diceva oh, ma guarda sto video, vi ho dato morire, fortissimo, pensa... l'ho fatto io, ma guarda, scopriva un mondo, ecco. Cos'è che ti ha affascinato Mauro in particolare? Ma guarda, premetto che Sanremo appunto non mi capita spesso di guardarlo con tanta... E quindi effettivamente ne parlava, hai visto, quando devi fare bella figura qualche volta dici sì, sì, poi non... Però io con lui sono amico, dico guarda, no. Poi mi ha dato tutta questa lista di cose, di compiti da fare per casa e cioè, Lettera a mio padre veramente t'arriva, cioè era fucilata. Cioè lo diceva lui, se avessi i figlioli che mi scrivono quella lettera mi sparo, cioè proprio pesa, no? Perché racconta delle storie che un brano immagino... che inizia con di bestie come te. Ecco, quindi ricordiamo infatti che la sua storia personale appunto di Ermal Meta, questo distacco, lui è venuto in Italia dall'Albania assieme, vivendo questo distacco con il padre, insomma, che era una figura con la quale appunto il rapporto è stato più volte raccontato anche nelle sue interviste. Sicuramente un artista di grande sensibilità, al di là dei gusti musicali che poi ognuno legittimamente può avere i suoi, ma sicuramente un artista di contenuti, insomma, su questo credo non ci siano dubbi. La credibilità è tutto in un artista, soprattutto un cantautore. Lui parla di cose che conosce e conosce bene, non parla di argomenti che non ha mai vissuto, eccetera. Quindi ovviamente l'amore tutti l'abbiamo vissuto, ok, ma anche la violenza familiare, tutto quello che circonda lo incuriosisce, ma lo incuriosisce non a notizia di cronaca, ma a entrarci dentro le cose. E quando ci entra dentro spesso ne parla e spesso tira fuori delle canzoni. Per lui tutto è musica fondamentale, prima di tutto viene la musica. Bene, vedo pronto già il Rock It, Maria Stella Bianco con un altro degli ospiti che sono stati invece, tra virgolette, dirottati in questa sorta di secondo studio che abbiamo questa sera. Maria Stella, a te. Dopo Michela Acerbai passiamo a parlare di personaggi internazionali arrivati qui ad Arezzo e quindi sono in compagnia di Henrik Nielsen, capo dipartimento risorse di area, ospiti e sicurezza del Roskilde Festival, un festival veramente tanto importante della Danimarca, e ovviamente accanto a lui anche Giusy che ci aiuterà con la traduzione. La domanda che io rivolgo ad Henrik è questa: che tipo di evento è questo Roskilde Festival? Chi partecipa a questo appuntamento e anche dal punto di vista organizzativo come viene gestita la macchina della sicurezza, poiché arrivano veramente tante persone. So what kind of festival is Roskilde and how it is managed from the point of view both of the safety and the management of the audience as such? Well, actually we look at Roskilde Festival as a city and noi concepiamo il Festival di Roskilde come una città. And it's because we have the audience situated at the festival site for 8 days. Perché il pubblico arriva per 8 giorni, proprio durante tutto il festival. The first 4 days it's a warm-up period at the campsite. I primi 4 giorni è un periodo di warm-up, di riscaldamento nel campeggio. And then we have 4 days with music at the festival site. E poi ci sono i 4 giorni invece di musica nel sito del festival. And we try to arrange an environment with a balance of safety. E cerchiamo di allestire l'ambiente con un equilibrio tra la sicurezza. But it's important that it's not too regulated because it's important that the audience can feel the freedom of being at the festival. Però ovviamente questa sicurezza deve essere bilanciata anche con la sensazione che deve avere il pubblico di essere in un ambiente libero, di sentirsi libero di esprimersi, perché è un festival. So it's more or less the focus for us, it's the balance between wildness, freedom and then safety. Quindi la grande bilanciamento è proprio questo equilibrio tra l'essere selvaggiamente liberi di esprimersi nella musica e nel divertimento e però anche la sicurezza del pubblico.
Grazie quindi ad Henrik Nielsen per questo aspetto importante, appunto lui ci ha parlato del bilanciamento tra la musica e tra la sicurezza, ma anche tra il sentirsi libero, della libertà, del senso di libertà di tutti gli spettatori presenti, anche questo è un bell'aspetto che ci piace. Grazie Henrik. Per farlo capire, Paola, ai nostri telespettatori, quali sono le dimensioni di un festival come quello di Roskilde? Un festival, oggi hanno fatto vedere tutta la piantina, però immagina che è veramente... Roskilde è una città di 130.000 abitanti, a 40 km da Copenaghen. Io sono stato da loro e sono molto amico degli organizzatori. E è enorme, enorme. Sicuramente poi c'è un'attenzione... ogni giorno ci sono 60-70.000 presenze, moltiplicate poi per tutti i giorni. Non fanno sold out perché credo che tengano i biglietti, gli ultimi biglietti ancora vendibili per evitare probabilmente bagarinaggi e altre. E ci sono dei spazi enormi sia per il campeggio, per il deflusso delle persone, per tutte le aree di socializzazione. E è una fondazione, quindi non è un privato e quindi una situazione a scopo di lucro. Fanno tantissime iniziative, è veramente uno spettacolo, ecco, è come essere in una città musicale. Io non hanno il contenitore dello stadio, quindi anche le vie di fuga sono molto più facili, è tutto più pensato in modo razionale e efficiente come avviene nel nord Europa, quindi è bellissimo, la gente si diverte, sta bene, non ci sono... cioè, puoi essere un giornalista che va accreditato in una tenda, in un campeggio, perché insomma non è che ci deve essere situazioni particolarmente VIP, cioè si sta tutti bene insieme, quindi sicuramente, così come Paleo Festival, che è l'altro festival europeo che anche oggi aveva il suo responsabile Pascal Viau, che è il più grande festival della Svizzera e che quindi insomma, dà tantissime, cioè oggi la scommessa più grossa è far star bene la gente, pubblico sicuro era il titolo di questo incontro. Pubblico sicuro vuol dire che io vado perché voglio essere tutelato da chi organizza, però voglio anche divertirmi e quindi fatemi divertire, non mi levate tutti i momenti di socializzazione perché c'è la paura di qualcosa che non deve vincere, insomma. È chiaro, tra l'altro è proprio la molla anche che ha ispirato, una delle molle che ha ispirato anche questo Sudwave. Mario Suave invece voglio chiedere anche il cambiamento che la musica ha vissuto in questi anni e anche il mercato musicale, direi, no? E quanto i live sono diventati importanti rispetto a un passato nel quale il concerto era magari soprattutto una promozione del disco. Oggi invece forse il live è diventato il momento più importante per gli artisti. Sì, è sempre stato un momento importante in cui c'è il contatto diretto con il pubblico. Cioè tu vai in sala di registrazione, registri il disco, ma quel disco deve essere accolto dal pubblico in un certo modo, il polso della situazione c'è proprio dal live. E l'artista vero è anche l'artista che ha un rapporto e si esibisce live in un certo modo, perché comunica, lo scopo della musica dopo tutto è comunicare, soprattutto per i grandi autori, i cantautori, e quello di l'interprete è un altro discorso. Quindi il rapporto live è soprattutto dovuto alle band e anche ai cantautori. Come si è evoluta? È ovvio che i mezzi nuovi del web, social, eccetera, hanno evoluto molto la fruizione della musica. Come è nata? Una volta, quando lui ha citato Roxy, io ricordo che sono stati parecchi gruppi americani che grazie alla partecipazione a Roxfield hanno avuto successo in Europa. E oggi è tutto diverso, il festival era proprio a volte un motivo di promozione, c'erano i vari festival che si erano in Spagna, in Francia, in Germania, a Roskilde e anche in altre nazioni, in Svizzera lui ha citato il Paleo, c'era anche il Guion, c'era il Neon Festival, c'era sì, sempre il Paleo Festival di Neon, sempre. Ed era Printemps de Bourges, che dove una città intera che si movimentava per, ed era proprio un modo per promuovere la musica. Oggi è un modo per esporre sempre la musica, perché la musica si promuove più facilmente, lo stesso artista oggi può direttamente mettere in rete la sua musica, una volta non si poteva, dovevi passare per forza da editori, discografici eccetera che veicolavano la tua musica, oggi è più facile venderla, è più facile appunto usufruirne, vedi Spotify e certe cose, ma certi artisti la mettono in rete
direttamente, e quindi in un modo diciamo che è più facile se vogliamo, però da un altro no, devi comunque avere dei mezzi anche dietro per poterla promuovere in un certo modo. È più facile arrivare alla gente quindi direttamente con cambiato anche perché non c'è più il classico supporto LP, poi è diventato il CD, adesso si può usufruire attraverso le playlist di Spotify ad esempio, che è molto facile arrivare a quello. Certo. Soprattutto una volta c'era il concetto di album, il cantautore faceva un concept album, l'album, un insieme di registrazioni, oggi addirittura si prendono le singole registrazioni e si mettono in rete magari volta per volta e diventa sempre un pezzo nuovo, mentre invece se esci con l'album tu c'hai il singolo di tiro che viene subito dai media come le radio, ma poi quando fai il secondo, terzo, quarto sono il secondo, terzo, quarto singolo. Se tu invece esci con un singolo per volta è sempre una novità, hai sempre il primo singolo, poi magari raggruppi alla fine in un album, quindi sono tutte tecniche di marketing che ti offrono i mezzi attuali di promuovere. Il concetto di album come insieme di registrazioni è un concetto che verrà sempre più superato, proprio perché hai la possibilità di sia le case discografiche che gli artisti stessi di mettersi in rete, di proporsi alla gente anche senza avere un gruppo di registrazioni, cioè un album, ecco come cosa. Il live rimane fondamentale perché è il modo vero, credibile di proporsi poi di fronte a un pubblico e alla gente, sia nei festival che insieme di tour e concerti, rimarrà sempre perché è un rapporto diretto che ogni artista vero non può fare a meno di fare, e diciamo ogni artista vero è lì la prova del nove, in cui mette la sua faccia direttamente sul palco, la sua musica e si espone, e c'è un contatto diretto come scambio di energia, come scambio di comunicazione con chi è davanti. Quindi, ecco, le ultime due domande che voglio fare sono relative diciamo ad Arezzo. La prima è relativa a ricordi appunto anche dei rapporti con Arezzo Wave, che tipo di festival era, anche il rapporto con i grandi festival europei di quali abbiamo parlato fino a qualche istante fa. Ma io grazie a Mauro ho conosciuto una situazione internazionale che lui ha sempre sguazzato come forse nel suo acquario naturale. È stato il primo a portare in Italia veramente tutta una serie di artisti che poi dopo i grossi promoter, quelli che si sono agganciati, conosciuti, perché andava veramente alla scoperta come talent scout internazionale e attraverso, e l'ho provato con mano questo, perché una patente si faceva scarazzare con me nel 93-94 e quindi lo portavo in giro e dovevo supportarlo durante tutte le sue lucubrazioni mentali, i suoi viaggi eccetera, a dire vediamo questo, vediamo l'altro, poi andiamo a fare, mi faceva vedere anche 24-25 concerti al giorno, dopo i primi tre non capivo più niente, lui invece annotava tutto, faceva per portarli, quindi diciamo che questa è stata un'esperienza maturata, accelerata, come fosse un vino novello, mi ha fatto fare la macerazione carbonica subito lì, in due anni ho dovuto imparare quello che lui aveva imparato in 20, perché tra me e lui ci sono circa 15 anni di differenza. E devo dire che è stato un bel maestro, è stato anche un guru per l'Italia, per lui l'inizio di tutto, di giusto nel portare a livello internazionale degli artisti all'estero, soprattutto però in un campo che non era quello pop. Chiaramente non ha portato la Pausini, non ha portato Neck, non ha portato Tiziano Ferro, ha portato però in Italia e all'estero degli artisti che appartenevano a una certa scena. E quindi questo va ringraziato. Lui l'ha fatto. Io ricordo che per esempio stavo parlando con Alan McGowan, che lui mi ha fatto conoscere, anzi con l'editore di Alan McGowan di IQ, e lui continuava a dirgli, tu sei di Firenze, lui fa Arezzo, tu sei di Firenze, e lui Arezzo. Guarda, scusa, Arezzo proprio per me sei Arezzo Wave, in provincia di Firenze. Cioè, Arezzo Wave è conosciuto, Arezzo no. Allora, viviamo da sempre. È vero o no? Non è inventato. Sì, no, è vero. Magari sarebbe avuto qualche birra, forse. Comunque, lui conosceva Mauro Valenti di Arezzo Wave, non di Arezzo. Era Firenze, come città, dove Arezzo Wave era in provincia di Firenze. No, ma a un certo punto questa identificazione di Arezzo Wave, soprattutto nella provincia vuol dire l'importanza che ha assunto lui comunque adesso, certo, al di là, perché non solo in Europa. Questa è la nostra fortuna, anche Arezzo, insomma, abbiamo grandi scherzi. A proposito di Arezzo, l'etichetta Mezcal ha anche un gruppo aretino al suo interno, che è la Casa del Vento, di cui siamo fieri, gli aretini e la Casa del Vento sono stati anche nel disco di Patti Smith, l'hanno invitata qua, hanno registrato con Patti Smith, hanno scritto con Patti Smith, lo stesso Luca ha una chitarra che Patti Smith gli ha regalato ancora un Popoli a Carpi, dove l'ha invitato sul palco, lui non se l'aspettava, gli ha regalato una chitarra per dire sono riconoscente a te, la città di Arezzo, ai dipinti di Piero della Francesca,
e di Cimabue, che è andata a visitare nella... Certo. E lei qui ha registrato tre pezzi, mi pare, e loro sono stati la band che l'hanno accompagnata nel tour, anche due concerti a Parigi, oltre che nel tour italiano che lei aveva fatto solo col suo fido chitarrista e ha avuto poi i ragazzi della Casa del Vento. Beh. Di cui io sono fiero di averli conosciuti, di aver visto loro partecipare, perché loro li hanno conosciuti a un concerto di Emergency, dove lei si era già esibita, Mannoia, c'era lei, Elisa, e poi toccava loro, loro erano sul palco, lei stava andando via, a un certo punto si è fermata sentendo loro. Ha detto, ma questo è fantastico, questo è il suono che io voglio nel mio prossimo disco. È tornata indietro, ha chiamato Gino Strada, Nico Colonna, che è il direttore di Good Edizioni, Smemoranda, che era lì che partecipava. Ha detto, mi fate conoscere questo gruppo che è fantastico. Da allora è diventato il suo gruppo preferito. NTV, ricordo quando lei ha fatto il concerto alla Bovisa a Milano, loro erano che l'accompagnavano, voleva intervistare Patti Smith. E una televisione come NTV, che non aveva mai, si era mai occupata della Casa del Vento. Lei cambia camerino, questo è un aneddoto, è andato nel camerino con loro e ha detto a quelli di NTV, volete intervistarmi? Prima dovete intervistarmi loro. E loro sono vicino a me. Io ero lì dietro, guardavo, questi sono arrivati e hanno cercato di capire e hanno intervistato la Casa del Vento perché lei ha detto, loro meritano, sono il mio gruppo preferito e voglio... E questo è stato bello, a parte di un artista come Patti Smith. Bene, quindi fra poco quando avremo anche Luca Lanzi qui al nostro tavolo, credo che sarà particolarmente contento anche di questo ricordo. Davvero grazie a Valerio Soave. Grazie a lei, arrivederci. E appuntamento. Allora, lo ricordiamo che Ermal Meta appunto domani fa l'incontro, ma che Teletrullio riprenderà l'intero incontro. Dovete guardare perché riprende tutto e non c'è più posto. Ecco. Ermal Meta non canta perché... che non si pare, cioè viene a parlare, c'è Drigo che è un nostro caro amico e che sarà a Parigi con Valerio, si diceva ma qual è il giornalista che lo può intervistare, alla fine è venuta l'idea Drigo, ah fantastico, e quindi ci sarà anche Drigo della Grita, giusto? Però sicuramente Teletrullio sabato sera lì. In prima serata trasmetterà questo incontro con Ermal Meta di domani, quindi chi non può ovviamente poi andare, confermo perché tutto quello che ha detto Valerio, ma non che ha 15 anni come... No, ho detto che tu sei più anziano di me di 15 anni, ho imparato molto da te, ma questo non vuol dire che sei vecchio. No, appunto. No, pensavo che fosse lui 15 anni più. No, infatti ho visto che volevi smentire invece perché avevi capito male. Avevo capito male, ok. Adesso andiamo in pubblicità, poi ripartiamo con il consueto spazio dell'opinione di Maurizio Bianconi e il nostro prossimo ospite che è Massimo Bonelli. A fra poco.